la dottoressa criminologa, psicologa, la dottoressa Roberta Bruzzone. Per rendersi conto di essere purtroppo precipitato nelle grinfie di un manipolatore bisogna fare molta attenzione ai bisogni che pensiamo di avere, perché spesso e volentieri non sono i nostri, non ci assomigliano neanche, ma sono indotti dal soggetto che si sta manipolando per portarci a fare esattamente quello che vuole e per ottenere quello che vuole ottenere da noi, cioè una assoluta, diciamo, passività. Quindi bisogna stare molto attenti a questo aspetto. Quando sentiamo che quella relazione non ci assomiglia, non ci nutre, ci impaurisce, ci intimorisce, ci fa sentire inadeguati, in qualche modo ci toglie spazio, tempo, energia, ecco, questo vuol dire che c'è un manipolatore in azione. Una giornata che è iniziata questa mattina nelle scuole, quindi siamo andati a parlare con i giovani di questa piaga sociale, perché solo nel 2023 118 donne hanno perso la vita per colpa di uomini che non hanno accettato il rifiuto o non hanno potuto reggere l'idea di perdere, come dicono loro, la mia donna. Quindi c'è qualcosa da fare insieme, c'è qualcosa da invertire, abbiamo bisogno di linee guida, abbiamo bisogno di un sostegno anche di esperti. Nel dovere di amministratore mi sono sempre detto: cosa possiamo fare? Dobbiamo riscrivere e gettare le basi per una nuova società, una società che non fallisca come questa. C'è bisogno di parlare, di riscrivere le basi di una nuova società fondata sul rispetto. Quindi abbiamo pensato a questa giornata proprio con una formazione riservata alla scuola. Abbiamo parlato con i giovani di questo problema, di come riconoscere magari anche in anticipo alcuni comportamenti distorti, alcuni comportamenti che poi diventano quei comportamenti malati, in quella manipolazione affettiva. Quindi quali sono gli strumenti che posso avere a disposizione per riconoscere un eventuale aggressore, un eventuale problema? Quindi secondo me è importante una divulgazione, di parlarne, di affrontare insieme il problema, quindi di avere il teatro pieno, di avere il teatro così pieno di persone, vuol dire che la gente ha bisogno, ha voglia di parlarne. L'autostima di una donna gioca un ruolo fondamentale? Sì, l'autostima di una donna gioca un ruolo fondamentale soprattutto perché viene educata a non svilupparla. La maggior parte delle donne viene sin da piccola portata a credere che la sua vita senza quella di un uomo a fianco non valga nulla e che comunque la sua vita valga meno di quella di un uomo e che sulla sua vita debba decidere un uomo. Forse se la smettessimo di indottrinare le bambine in questa direzione avremmo qualche chance in più. Si parla tanto di questa cultura del patriarcato, che però c'è sempre stata. Adesso cosa sta succedendo? Fondamentalmente non è che stia succedendo qualcosa di incredibilmente diverso. La maggior parte delle persone oggi storce il naso quando sente la parola patriarcato, ma in realtà, come dico sempre e ho detto anche oggi ai ragazzi, quando il patriarcato non lo vedi c'è un'unica motivazione, perché il patriarcato sei tu, ci sei talmente dentro che ti sembra normale tutto quello che accade, come accade, e ti sembra normale che tutto sommato una donna, anche da donna, ti sembra normale che la tua vita debba essere controllata o comunque l'ultima parola sulla tua vita ce la debba avere un uomo. Questo ci hanno purtroppo impartito come lezione fin da quando eravamo piccolissime, in un'epoca in cui non avevamo gli strumenti per proteggersi da queste pressioni. Ebbene, è bene che si sappia, insomma, che le ragazze, che le donne di qualunque età, quelle giovani, meno giovani, diversamente giovani, che quel tipo di scelta può anche essere cambiata, che non abbiamo bisogno che qualcuno ci autorizzi, ci permetta di fare determinate cose per sentirci autorizzate a scegliere. La nostra è la nostra vita, non abbiamo bisogno di mezze mele, siamo delle mele intere e possiamo vivere nei cesti che ci piacciono. Siamo qui questa sera all'interno della rassegna I libri di Luisa in memoria di Maria Luisa De Sena, perché lei è stata una delle socie fondatrici di Andromeda Montefeltro. Siamo nate nel 2021, amante di libri e soprattutto di riflessioni, anche quelle importanti. Il nostro ruolo all'interno della rassegna è di co-collaborazione ovviamente con il Comune, che già dalla prima edizione l'anno scorso l'ha inserita con una delibera all'interno degli eventi perenni o comunque permanenti del comune di Sasso Corvaro Auditore. Il nostro connubio, la nostra collaborazione con il centro antiviolenza, di cui comunque sentirete qualche input stasera, e quindi anche la partecipazione della dottoressa Bruzzone, è nata lo scorso inverno, e proprio perché quando si parla di donna, di prevenzione, vogliamo parlarne insieme a tutto tondo.
Una bellissima serata, per questo faccio i complimenti al comune di Sasso Corvaro, auditore all'associazione Andromeda, alla Proloco di Sasso Corvaro per l'organizzazione, un evento patrocinato anche dal Consiglio regionale. Tanta partecipazione, si sono affrontate delle tematiche veramente importanti davanti anche a tanti giovani, tematiche riguardanti l'approccio con i sentimenti, tematiche riguardanti la violenza sulle donne, quindi argomentazioni serie affrontate con una professionista di grande spessore come la criminologa Bruzzoni, quindi veramente un evento utile e anche sentito dalla comunità.